tempo. Oh, quest'anno vorremmo fare una cosa un po' speciale per l'avvento. Vorremmo fare il calendario dell'avvento di Darepo con tutti i giochi anni 80, 90 e 2000. Qui Sta a posto, via. vedete tutto quello che ci può uscire, ma scopriamo cosa ci esce nel giorno di Di oggi. oggi, vai, effetti speciali. Play ham 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 taro ham ham smile ham 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 taro ham. Salve a tutti e benvenuti a Maurizio Costanzo Show. Questa sera parleremo con un amico, un conoscente, un fidato, un criceto, un Hamtaro. Hamtaro, dici un po', cosa è successo questi giorni nel calendario dell'avvento? Anche io ho fatto le camicie di Noël Collofit. Si vede, non è il collo fit. Oggi parleremo di Hamtaro, come avete capito. Voi vi sembra che Hamtaro non sia un gioco anni 90? Avete anche ragione, però la prima edizione del manga in Giappone uscì nel 97 e uscì fino al 2000. L'anime invece lo fecero dal 2000 al 2006. In Italia arrivò dal 2002 al 2008. Il titolo era Hamtaro, piccoli criceti, grandi avventure. Gravi avventure. Grandi avventure. Ah, ok. Hamtaro, insomma, Hamtaro, credo che il nome deriva da hamster che vuol dire criceto, e poi taro, criceto taro. Beh, chi non conosce Amsterdam? Tutti vanno ad Amsterdam a mirare i criceti. Hamtaro era un criceto. Io ne posseggo il pupà, il peluche, Il pupaffalo. e che è, diciamo, compattissimo, e ha Una un palla, eh. cuccodino piccolissimo, una macchia qua, però fatta con un'altra stoffa, e poi uscivano anche Non parlo. anche gli amici di Hamtaro, perché diciamo la comunità dei criceti, e diciamo i criceti si riproducono Eh facilmente. sì, col codino E piccolino. quindi c'erano moltissimi criceti. Io sinceramente non ero una. Mi piaceva il pupazzo, l'ho comprato, ma non ero una grande fan, quindi non vi posso dire come si chiamano questo. Questo è una sorta di Robin Hood che aveva l'arco, la freccia e una cetra. Però Cedrata da insomma, soli. questi pupazzetti erano Fate carini cose perché sono gommosi sì. e si possono mettere dentro la matita, infatti li ho rovinati facendo quello. Però questi oggetti si perdevano alla velocità della luce perché come non interagivano con i pupazzi, a meno che non si mettevano Gli nel metti buco, non lo sotto. so. Ne avevo un altro che invece era più bello perché aveva anche un mantello removibile, era questo con le cornette tipo da diavoletto, aveva le alucce e un moccio, un moccolo, Non è un un moccolo, è una candela. Perché moccolo per la candela. si chiama moccolo? Sì, per portare la candela Ma io come moccolo conoscevo solo quello che usciva dal è un naso. forcone. Che adesso, se avete notato, ho ancora il raffreddore! Fantastico! Quindi la storia di Mirmo è che Ma chi è questo Mirmo adesso? è tardi, è mezzanotte, noi stiamo ancora registrando. Allora di questo E io ho il Amtaro, raffreddore! la storia di Amtaro è che La storia di Amtaro Mirko! che Amtaro è un criceto di una bambina che fa l'elementare e lui fa parte di una banda, la banda degli Ham Ham. E Che questi fanno? Ham Ham Tirano due motorini! vivono tante avventure, incontrano altre bande, diciamo si incontrano con lì, c'è così. E quindi comunque questo è un cartone animato, un anime da bambini molto piccoli. Peluche è proprio carino. Compatto. Sì, è una damigianella. Va bene, la del po' da tarora tarda. Vi salutano Ciao, io ho ancora il altri raffreddore, ricordatevelo sempre.